Il rapporto di Padre Pio con la Madonna che finora abbiamo visto non è un rapporto soltanto di devoto o di, come posso dire, appunto di figlio verso la mamma, ma c'è qualcosa veramente di bello, di vero, di reale legato alla vita, al ministero di Padre Pio. Cioè il rapporto della Madonna con Padre Pio è un rapporto che tiene presente la sua e il suo ministero di sacerdote e il suo ministero, soprattutto come vedremo, di ministro della misericordia. E io credo che la Madonna ha con i sacerdoti questo rapporto, con una consacrata va il rapporto con una persona che è certamente devota, ma è una consacrata, e così con un padre di famiglia, con una mamma di famiglia. Cioè la Madonna deve servirci a sostenerci, a guidarci, a illuminarci nella vocazione che ognuno di noi vive, nella vocazione battesimale, nella vocazione ad una scelta che poi ci porta appunto all'unica vera vocazione, che è la vocazione alla santità. Quindi l'ambito più specifico in cui Padre Pio ha avvertito la presenza della Madonna, il sostegno della Madonna, è stato appunto il suo ministero sacerdotale. E avvertiva la presenza della Madonna, questo lo incontriamo spesso sia nelle testimonianze ma anche nei suoi scritti, durante la messa e durante il sacramento della riconciliazione. Il 1 maggio del 1912, quindi all'inizio del mese dedicato alla Madonna, Padre Pio scrive e confida a Padre Agostino queste parole. Padre mio, questo mese, come predica bene le dolcezze e la bellezza di Maria, la mia mente nel pensare agli innumerevoli benefici che ha fatto a me questa cara mammina, mi vergogno di me stesso, non avendo guardato mai abbastanza con amore il di lei cuore e la di lei mano che con tanta bontà me li compartiva. Padre Pio sta riconoscendo la grande bontà di Maria, il grande sostegno e conforto di Maria. Povera mammina, quando bene mi vuole, ma sentite che parole tenere, di un figlio proprio. L'ho constatato, continua Padre Pio, di bel nuovo allo spuntare di questo bel mese. Con quanta cura mi ha ella, cioè la Madonna, accompagnato all'altare questa mattina. Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me, solo con riempirmi il cuore tutto di santi affetti. Che bello pensare che Padre Pio veniva accompagnato sull'altare dalla Madonna. Lo sosteneva nel suo celebrare il sacrificio del figlio. E Padre Pio questo lo riconosce. E oggi vogliamo appunto affidare a Maria tutti i sacerdoti, perché ogni sacerdote possa sentirsi accompagnato sull'altare dalla nostra mammina del cielo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!